bentornati nel mio canale. Allora, come avete visto, mi sono andata a riscaldare il caffè di questa mattina. Io non lo butto mai, l'ennesimo caffè, diciamo, e lo scaldo veloce veloce al microonde e torna praticamente come nuovo. E come avete visto, intanto ho sistemato la cucina dopo pranzo, diciamo, perché siamo appunto dopo pranzo. Mi bevo questo caffettino e poi avrei altre cosine da fare a livello di in casa, insomma, di sistemazioni, non le pulizie in grande, ma comunque ho quelle piccole cose che, cioè, sapete, di solito si fanno le, non so se almeno per voi è così, si tende a fare, cioè io perlomeno faccio le pulizie comunque sempre quelle di routine, quindi ovviamente la cucina tutti i giorni, la camera, bla bla bla, però poi ci sono quei piccoli angolini, alcune cosine che magari le faccio non tutti i giorni ma in maniera alternata, quindi ecco alcune cosine da fare così random. E ho detto vabbè, mi fate un po' di compagnia. Tra le altre cose, ho un sacco di idee in questi giorni per quanto riguarda i video. Ho purtroppo sempre poco tempo per via del lavoro, ma veramente ce la sto mettendo tutta e spero di riuscire, cioè non è che spero, le farò tutte, cioè voglio fare proprio, voglio mettere in pratica tutte queste idee. Quindi adesso magari mi organizzo, se riesco, beh, una giornata, un pomeriggio insomma, da dedicare a registrare i video, non lo so. Comunque spero che vi piacciono, sempre inerenti comunque alla casa, qualche cosina di cucina e ovviamente i video natalizi. Infatti adesso in questi giorni devo prendere le decorazioni, come vi avevo detto l'altra volta, dobbiamo prendere le scatole delle decorazioni dal box, così poi iniziamo a trasformare la casa tutta super natalizia. Ovviamente lo faremo insieme proprio come l'anno scorso. E poi ho in mente altre cosine, insomma, sia a livello appunto di ricette, sia a livello di casa, a livello, diciamo, in argomento natalizio. Vediamo, vediamo, spero che vi piacciano. E niente, detto questo, anzi facciamo che magari mi siedo un po' perché così mi sta prendendo qualcosa al braccio. Allora, giusto giusto 5 minuti prima di rimetterci all'opera, sempre come al solito con questa luce in testa, che quindi sono tutta ombrata. Ombreggiata, vabbè. E niente, tra le altre cose, stavo dicendo anche, stavo raccontando su Instagram per chi segue, allora innanzitutto per chi segue Doc, oggi ci sarebbe l'ultima puntata e quindi sta cosa mi dispiace veramente tantissimo perché mi piaceva veramente tanto e soprattutto non so se faranno la seconda stagione e chissà quando riusciranno a farla, quindi un pochino mi dispiace. E allo stesso tempo, non so chi segue Matrimoni a Prima Vista, praticamente hanno fatto l'ultima puntata, quella con le decisioni finali, siete un pochino storti mi sa, e poi adesso devo andare in onda martedì prossimo quella del 6 mesi dopo, insomma, per far sapere se stanno ancora insieme eccetera eccetera, cioè non so per quale motivo hanno fatto uscire già degli spoiler, degli articoli eccetera. Io sono rimasta tipo scioccata, perché a parte che uffi, perché mi dovete far sapere prima quello che, cioè io adesso, a parte il fatto che vedrò la puntata sapendo già quello che succederà, allo stesso tempo cioè non insomma, no, sto tutta questa settimana con la curiosità anche nonostante tutto di vederla. Ma davvero sono rimasta, ovviamente non vi dico niente, non spoilerò niente perché appunto, cioè, sì, magari chi non sa nulla eccetera, comunque vi dico solo che sono rimasta un po' scioccata da quello, da tutto quello che è successo. E niente, diciamo che questi sono i nostri passatempi per, cioè perlomeno per me, ma parlando su Instagram tante di voi la pensano come me, sono quelle piccole cose per distrarci, per... insomma, ci aiutano a distrarci un attimino dalla situazione, dalla quotidianità, eccetera. Già nella normalità lo fanno, ma in questo periodo ha maggior ragione, penso. E niente, devo trovare adesso... Ho fatto il grandissimo errore di sedermi. Perché? Che adesso non riesco ad alzarmi ogni volta. Mamma mia, ogni volta adesso sto qua così. Vabbè, tanto il caffè ormai è finito. Tra le altre cose mi stavo dimenticando, abbiamo fatto un pochino di spesa all'Esse Lunga, quindi adesso la devo sistemare tutto quanto, tra le altre cose che devo sistemare, ovviamente pulire, disinfettare, mamma mia, e quindi ve la faccio vedere velocemente, vi faccio vedere cosa abbiamo preso da Esse Lunga e da Tigotà. E poi niente, poi dopo ci rimettiamo a finire, insomma andiamo avanti a sistemare tutte le cose che ci sono da sistemare. Quindi facciamoci venire forza e coraggio e 3, 2, 1,
via. Abbiamo fatto un pochino di spesa all'S Lunga, ve la faccio vedere proprio velocemente. S Lunga e qualcosina da Tigotà. Allora, intanto qua c'è una confezione di bottigliette di acqua, quelle da mezzo litro, la farina, questa è la 0 che l'avevo finita, mentre la 00 ancora ho qualcosina. Poi qua abbiamo l'olio sasso, questo qui era in offerta e quindi l'abbiamo preso, insomma. Il mio latte, questo è quello che bevo sempre io, quello di S Lunga Equilibria, quella all'avena, solo che purtroppo questo era finito e quindi allora abbiamo preso quest'altro in mancanza, insomma non l'ho mai provato, non so com'è, lo assaggeremo. Poi qua il Dietor, che lo uso appunto sempre io. Abbiamo preso le confezioni di sacchetti gelo, questi sono quelli grandi e questi quelli medi. Come al solito confezioni tutte scolorite perché le ho pulite con l'alcol. Una confezione di dentifricio, queste qua doppie. Poi il sapone intimo, io uso sempre questo qua da col pH 3.5. Poi abbiamo il sapone mani della Netro Robbers, questo antibatterico con tè verde. Qua i miei biscotti, le cioccofrolle. Poi Filippo ha preso questi qua, i noodles, che a lui piacciono tantissimo. Allora, questi non li ha ancora assaggiati, lui ha assaggiato di altre marche. Comunque questi qua ad esempio sono con pollo, a lui piacciono un sacco queste cose qua. E queste qua invece sono con il chili. Non so, ripeto, come sono, a me sinceramente non piacciono, a lui piacciono un sacco. Poi acqua demineralizzata, altro sapone per le mani, questo invece è il Fresh and Clean, una confezione di uova, il Napisan, questo è il gel che usa Filippo, una confezione qua di asciugatutto. Poi abbiamo preso una confezione di banane e una di zucchine. Questo per quanto riguarda l'S Lunga. Da Tigotà invece abbiamo preso l'alcol, che finalmente siamo riusciti a ritrovarlo un altro perché ovunque sono spariti. E poi abbiamo preso questi, che sono le salviette per Safi, che io trovo solo esclusivamente da Tigotà, non riesco a trovarle da nessun'altra parte. Sono queste qua della Pet Benefit, questa è per il manto, e le adoro perché sono comunque più spesse rispetto, a parte che sono fatte apposta per loro, quindi rispettano il pH della loro pelle, ma proprio hanno come consistenza, cioè sono più spesse, quindi davvero si, mentre quelle nostre magari sono così sottili che si strappano sempre per pulirgli magari le zampine eccetera. Oltretutto sono molto grandi, quindi perfette appunto per il manto, io le uso anche per porgli proprio le zampine quando rientriamo a casa dalla passeggiata eccetera. E poi ho preso lui, che mi era stato tantissimo consigliato da un'amica e non riuscivo a trovarlo da nessuna parte, finalmente l'ho trovato. Ero talmente curiosa che appena arrivata a casa l'ho già provato immediatamente e cioè vi posso tranquillamente dire che è la mia nuova ossessione. Mi piace tantissimo, sgrassa molto molto bene, ha un profumo pazzesco e lascia la cucina super profumata, tra l'altro igienizza anche e davvero mi sta piacendo tantissimo, quindi ottimo acquisto. E quindi niente, questa appunto è tutta la spesa di S Lunga e appunto Tigotà. Allora, tralasciando il rumore della lavatrice in sottofondo, vorrei andare a pulire qua sopra perché c'è, non so se riuscite a vedere, che schifezza. Cioè, considerate che sembra un secolo che non lo pulisco, ma in realtà non è tanto, ma guardate qua, il problema è che nel giro di 2 giorni questa casa fa tanta di quella polvere, non capisco come mai, e col fatto che cucinare cucino tanto e cucino di tutti i tipi, anche grassi eccetera, e quindi si forma uno schifo pazzesco. Di solito utilizzo quello sgrassatore che avete visto, quello viola di Dexal. Stavolta voglio provare con questo, aspettate che mi cade tutto, con questo qui, visto che per il resto mi è piaciuto veramente tantissimo, voglio provarlo e metterlo alla prova su questo schifo. Vediamo su questa schifezza se riesce a portare tutto pulito. I never make promises, 'cause I don't keep them. I never make promises, 'cause I don't keep them. 'Cause I don't keep them. I
Allora, considerazioni finali. Alla fine ho dovuto prendere l'altro, nel senso che a sgrassare sgrassa bene, però c'è, cioè, tipo i fornelli li fa benissimo, la cucina la fa benissimo. Su questa cappa in cui lo sporco era praticamente parecchio incrostato, perché appunto era qualche giorno comunque che non ci mettevo mano, ha tolto via tutto, ha sgrassato tutto, però era rimasto, cioè non era venuto così lucido, era venuto tipo come se ancora ci fosse uno strato che non andava via neanche sfregando. Quando invece ho ripreso quest'altro, ho rispruzzato alla fine questo qua della Dexal, questo mi ha tolto tutto e me l'ha fatto tornare completamente lucido. Quindi per la cucina, fornelli e tutto quanto va benissimo il Quasar, e invece per la cappa nessuno ancora ha battuto mai il Dexal, veramente, cioè, strepitoso. Mi piace tantissimo. Adesso manca la piantina che la vado a lavare e insomma andiamo avanti. Allora, voi in questo momento non state vedendo niente, il pavimento sembra pulito e invece c'è Safi che sta ancora facendo la muta, e ora quando accendo l'aspirapolvere che ha la luce vedrete che disastro. Vi dico solo che questa è tipo la terza volta che aspiro oggi in giornata, cioè guardate, aiuto, quanti peli. Quando finisce questo periodo della muta, aiuto, help. Diciamo che più o meno il grosso di quello che dovevo fare l'ho fatto, poi magari dopo, siccome adesso devo anche fare delle cose di lavoro, quindi dopo se ho tempo vado avanti, faccio altre cose, però volevo farvi vedere anche una cosa che mi è arrivata in questi giorni, e sto parlando di questa che mi è stata mandata da un negozio che è su Amazon, che ringrazio tantissimo, e tra l'altro sono felicissima di averlo ricevuto, perché praticamente il dispenser del sapone, quello che funziona tipo semplicemente mettendo sotto la mano, quindi senza dover toccare nulla eccetera, e io giuro che in questo periodo è una cosa super super gradita, è una cosa che comunque tra l'altro mi interessava, cioè era già da tempo che stavo pensando insomma a prendere una cosa del genere, quindi veramente è capitata
a fagiolo, perché sono lì a igienizzare, non so se avete notato anche voi, comunque il lavandino, il dispenser del sapone lo igienizzo davvero spesso, perché comunque cioè soprattutto insomma se ne veniamo da fuori, se maneggio, comunque sapete, maneggiamo pacchi, la spesa, una cosa e l'altra, e quindi poi per quanto uno sta attento devi comunque per forza toccare il dispenser, quindi ok, ci vai col polso, quello che vuoi, però insomma non è che mi rende tanto felice. Invece con questo semplicemente si mette sotto la mano ed esce il sapone. Oltretutto, se ho ben capito, si può scegliere se far uscire il sapone o la mousse. Adesso vediamo di aprirlo insieme, se riesco a tirar via questo scotch. Eccolo qua. Allora, l'azienda, tra l'altro, cioè il prodotto è Genito, la marca. Lo vediamo insieme, così finalmente lo metto lì e vi giuro non vedo l'ora. Vediamo cosa c'è. E questo? Che cos'è questa cosa? Allora, aspettate, amico. Andiamo con ordine. Questo intanto è il dispenser. Allora, no, perché sto notando c'è anche un cacciavite. E poi troviamo questo qui che è il barattolino per andare semmai a fare la miscela per fare la schiuma igienizzante. Qua abbiamo il libretto delle istruzioni e questo che non ho ben capito che è un omaggio. No vabbè, ma che cos'è? Ma è carinissimo! No, aspettate, adesso devo capire. Non so come mai c'era questo là dentro, penso che sia un omaggio. Dov'è la chiusura, l'apertura semmai? Eccola. Lanciamo cose, no vabbè, ma guardate che carino, è tipo, è un asciugamanino, che questo ovviamente me lo appendo qua in cucina, cioè, ma quanto è carino! A forma di pinguino con le braccia e questo appunto è un asciugamanino per asciugarsi le mani, no? Cioè, bellissimo! Ma che amore! Ok, questo è già meraviglioso, era all'interno, non so, ripeto, come mai c'era questo omaggino, quindi bellissimo. Andiamo a vedere insieme la parte interessante del sapone, cioè del portasapone. Allora, praticamente questo quindi può essere utilizzato sia con il sapone liquido sia con la schiuma, e si può comprare o direttamente il sapone a schiuma oppure si fa con questo, che non so se si vede. Ha praticamente dei segnettini, non so se riuscite a vedere qua, per praticamente mettere sotto il sapone mani e sopra tutta acqua. Poi si agita e si versa direttamente qua dentro, in modo tale che in quel caso esce proprio la mousse, diciamo la schiuma. Invece io vorrei provarlo con soltanto il sapone all'inizio, quindi ne metto magari solo il minimo per provare, ma intanto andiamo a mettere le pile. È carinissima la cosa che hanno messo il cacciavite, ne sarà contento Filippo che ha un cacciavite in più, che lui con ogni attrezzo è sempre contento. Allora, togliamo la vite. Allora, non si leva. Togliamo la vite e perdiamo la vite soprattutto. Brava Sara. Meno male è rimasta attaccata. È rimasta qui. Allora, mettiamo le nostre pile. Come vi dicevo, voglio provare col sapone adesso. Allora, aspettate che ho paura che mi sgocciola, lo mettiamo di qua. Oddio! Che verso era quello? Aiuto! Sì, che bella cosa! Cioè, funziona! Allora, visto che funziona... No! Spegniamo un attimo, vado ad aggiungere anche il resto del sapone, già che ci sono. Ovviamente c'è il limite.
Allora, avete visto, funziona benissimo e la trovo davvero una cosa molto 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 utile, soprattutto appunto in questo periodo. Una cosa che credo andrò a fare, penso di mettere un piattino sotto in modo tale che magari se resta qualche residuo che cade giù, che sgocciola, almeno rimane tutto nel piattino. Per il resto veramente è veramente super comoda. Se vi interessa acquistarlo, io vi lascio nell'info box tutto quanto come al solito, sia il link, le informazioni varie eccetera. In più il negozio mi ha lasciato un codice sconto per voi, comunque vi lascio appunto tutto giù nell'info box. E il codice sconto scade il 25, quindi avete tempo ancora qualche giorno per prenderlo, e adesso ho scontato appunto del, mi pare, più o meno 30%, quindi lo andrete a pagare molto molto meno, se vi può interessare. E colgo l'occasione per ringraziare ancora tantissimo questo negozio appunto che mi ha mandato questo dispenser veramente top, super super utile. E niente, con questo direi che chiudo qua il vlog, ci salutiamo. Io come al solito vi ringrazio tantissimo, mi fate sempre veramente tanta tanta compagnia e come sempre spero veramente tanto di farne anche a voi. E niente, vi aspetto se vi va al prossimo video e vi mando un bacione. Ciao!